Sì, noi ieri parlavamo del ritorno di Jennifer Garner come Elektra, insomma, cercavamo di capire ma che tipo di film sarà, ma che tipo di film è, ma che tipo di film di qua, ma con le foto dal set io credo che i dubbi siano rimasti pochi. Quando arrivò il video con il ritorno di Hugh Jackman per Deadpool 3, subito vi mandai lo scoop dicendo: ragazzi, ha il costume giallo, 100%. Però era una cosa un po' che ci si poteva aspettare, assolutamente. Cavolo, se torna per un film del genere glielo fanno indossare, quindi un po' il segreto di Pulcinella in realtà. Vediamo, assomiglia tantissimo un po' alla controparte cartacea, c'ha perfino proprio le guide da dove devono uscire gli artigli, il classico costumazzo giallo, un po' anche a fare il verso alla serie animata degli anni 90. Su questo costume si è detto la qualsiasi cosa, sono spuntati meme, hanno abbassato la statura di Hugh Jackman per renderlo più Wolverine, hanno fatto di tutto, alcuni gli hanno tolto perché la cosa che ha dato più disturbo sono le maniche, nel senso, ma perché c'ha le maniche? Si è allenato come un pazzo e c'ha le maniche, dove sono sti bicipiti, Hugh? Togli quelle maniche che noi abbiamo bisogno di vederti in tutta la tua bellezza con questo costumazzo. L'attore è molto sensibile per quanto riguarda la pelle, ha avuto un cancro alla pelle, insomma, se l'è vista brutta. E stanno girando praticamente su una spiaggia, sotto al sole. Io non riesco a capire com'è che stiano resistendo. E quindi immaginatevi un attimo, quelle maniche probabilmente finiranno per saltare. Ma in quel momento lì l'attore aveva bisogno di quello. Necessariamente una protezione. Vederli insieme è comunque una figata atomica. Che ci posso fare? Io li adoro tutti e due insieme. Poi sapere che là sotto quella maschera c'è Ryan Reynolds, quindi insieme, ma di che stiamo a parlare? Il costume, per me il costume comunque ci può stare, era quello che immaginavo. Non potevo, cioè, non è nemmeno così tanto camp, se mi passate il termine, almeno così. Poi lo sapete come funziona. I costumi, anche grazie alla color correction, ci applicano a volte anche un po' di CGI. E poi rispetto a quello che vediamo, magari cambiano, assumono un fascino tutto diverso quando poi abbiamo il film pronto, bello da guardare in sala. Ma non mi dispiace. Ovviamente c'è chi voleva la maschera, chi voleva quell'altro, e questa è una cosa che mi fa pensare quanto noi non riusciamo ad accettare praticamente niente. Noi abbiamo una mappa concettuale in testa di quello che vogliamo e ci devono dare quello. Se non ci danno quello è una merda, è tutto uno schifo. A caso, intanto guardiamoci il video. Non le faccio mai queste cose, ma voglio giocare un po' con voi. Appunto, ci sono delle robe. Un po' particolari, un po' così. Andiamo avanti perché, ecco, volevo farvi vedere questo. Reynolds che sta mettendo la maschera, quindi la mette, cioè ce l'ha, non è photoshoppata. E praticamente se ci sono loro che si stanno ammazzando, nel vero senso della parola, in mezzo a questa location desertica, perché è una spiaggia, vi ricordo. Alcuni hanno visto una foto dove Hugh, infatti si stanno proprio distruggendo per sempre. Alcuni hanno visto una foto dove Hugh ha questo braccio di Deadpool. E la prima cosa che hanno pensato giustamente è, vedendo lui con questo braccio, la prima cosa che si è pensato, se avete visto i Deadpool precedenti, è: cavolo, gli ha staccato il braccio. Certo, è rated R, quindi non mancheranno queste cose. Non guardo mai le foto dal set perché ovviamente non sono complete. Quello non è il braccio tagliato di Deadpool, semplicemente è Wolverine che prende Deadpool per il braccio in CGI, lo scaraventa e poi c'è il Deadpool praticamente fisico che sfonda quella parete là. Per questo non ha senso guardare le cose dal set perché non sono complete. La gente ha pensato: ah, ma quello è il braccio di Deadpool. No. È semplicemente un qualcosa che serve all'attore, a Jackman, per riuscire a fare il movimento e farlo il più naturale possibile. Ma in realtà si vedrà Deadpool ricostruito in CGI che verrà scaraventato su questo muro. Banalmente. Cos'è che ha fatto, giustamente, ha aizzato le varie teorie, ha aizzato Deadpool uccide l'universo Fox e
tutte le cose possibili e immaginabili, questa. Tutto il combattimento con Wolverine si svolge in questa location che sembra post-apocalittica perché c'è un desolato logo della 20th Century Fox, che già ci fa intendere che sarà una roba delirante. Quindi, dov'è che si stanno affrontando? Perché c'è sto post-apocalittico? Dove è finito Deadpool? C'è qualche sterpaglia. Guardate un po' in giro, c'è un po' di sterpaglia, permette quindi una modifica un po' in CGI. Questo look post-apocalittico, questo razzo qui a caso, totalmente random. E io credo che nell'MCU un posto dove c'erano tutte queste robe a random l'abbiamo visto. Questa è teoria, non sono spoiler, è solo teoria, ragazzi. Cos'era il Void in Loki? Era una location fuori dal multiverso, fuori dal tempo, dove andavano a finire tutte quelle varianti, appunto, che venivano falciate. Quando falciavano, la TVA falciava una variante, andava a finire lì. Lì cosa aveva Loki che aveva incontrato? Aveva incontrato tutte le sue varianti, c'era addirittura un Thor in versione rana, varie, addirittura varie... Le astronavi, c'erano addirittura l'Avengers Tower, c'era di tutto lì dentro. Teoria. Deadpool parte esattamente dalle sue post-credit. La TVA lo scopre e lo falcia. Deadpool arriva nel Void, dove potremo scorgere tutti questi giochi metacinematografici, dove se la fo... Cos'è che non è un rumor? La TVA è presente in Deadpool 3, ragazzi. Owen Wilson è presente in Deadpool 3. Cioè, questo non ve lo assicuro, la TVA c'è. Addirittura c'è un tizio che sarà una sorta di comprimario della TVA nel film. Se questo è davvero il Void, ma allora qua dentro ci puoi ficcare tutto quello che vuoi, ma altro che Elektra e Daredevil. Ci puoi ficcare tutti i cameo oppure personaggi che Amici, amici, sono stati falciati potete dalla entrare. TVA. Immaginatevi se a Deadpool possa toccare un destino alla Loki. Viene falciato e se ne deve andare da lì. Magari addirittura scopre che qui dentro qualche despota che è stato falciato è diventato il padrone di non si sa cosa. Immaginatevi in questo Void o Fox o comunque in generale, magari si dovrà retconnare perché sarà vastissimo. Lui incontra proprio tutta la Fox che è stata falciata. Di tutto puoi metterci. Channing Tatum nel Void funziona alla grande. Dovevano fare un film su di me e mi hanno falciato. Questo significa che ci puoi ficcare una tempesta, una Jean Grey. Un ciclope con degli abiti più fumettosi, con dei costumi, scusate, più fumettosi, e puoi fare davvero il cavolo che vuoi. Teorie, attenzione, teorie. E già Loki 2 potrebbe un attimino giocare di retcon su certi aspetti della TVA e di come funziona tutta questa magagna. Poi magari invece non è così, quello non è il Void, semplicemente si ritrova in una terra alternativa. E semplicemente poi c'è il gioco metanarrativo con il logo della Fox distrutto e basta. E quindi poi è post-apocalittica perché magari dei mutanti sono usciti di testa, la qualsiasi.
Perché il fatto che loro si trovino lì e comincino a darsene di santa ragione, e nel mezzo c'è pure sto coso, sto missile buttato qua, sto razzo buttato qui, mi sembra davvero talmente random che di solito per random c'era questo. Un po' intrigante. Se proprio dobbiamo parlare di multiverso, almeno li cominciamo a collegare, no che ogni film parla del suo multiverso. Cioè, capite? Pensate a come sono alla frutta. Cercare di trovare un collegamento per evitare che ognuno racconti la sua versione. Banalmente cominci il film con Mobius che guarda e dice: ma chi è che sta causando queste cose? E vanno a falciare Deadpool. Magari all'inizio c'è un bel inseguimento, non lo falciano immediatamente, c'è un bel inseguimento perché alcune scene si svolgevano in una foresta, quindi immaginatevi il fanservice di lui che corre e quella foresta alcuni hanno ipotizzato sia la foresta di Logan. Immaginatevi se lui con delle scene d'archivio viene ficcato a forza in mezzo a queste scene d'archivio per scappare dalla TVA e ci sono tutte queste robe di fanservice. Raga, ve lo dovete aspettare. Pensate alle post-credit di Deadpool 2 e ficcatele dentro questo film. Ve lo dovete aspettare. E questo giustificherebbe Owen Wilson nel film, se fa parte della TVA. Ovviamente vi ricordo, questo è sicuro, c'è già una retcon all'inizio di Loki perché il finale della prima stagione ci faceva intendere una cosa un po' particolare. E questa già, alcune cose verranno già retconnate velocemente proprio per evitare di creare ancora più confusione, perché effettivamente quel finale di Loki alla pianeta delle scimmie di Tim Burton ci ha un pochino fatto esplodere il cervello. Quello l'hanno retconnato grazie a Dio, perché sennò davvero era una complicazione allucinante. Meno male.